La polizia si è fermata qui con la macchina perché non entra quella macchina nei vicoli ed è andata a vedere nei vicoletti le immagini delle foto telecamere, insomma. È caccia all'uomo che l'altra sera ha accoltellato il 29enne iracheno nei pressi di Piazza Cavana. L'episodio è avvenuto in questo vicolo tra il Comprooro e il bar della piazza. Ancora visibili le macchie di sangue a terra. La polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha sequestrato il coltello utilizzato dall'aggressore, ancora a piede libero. L'arma è stata abbandonata a terra dopo l'accoltellamento. La vittima, ricoverata all'ospedale di Cattinara, non è in pericolo di vita. Spaccio di droga, ubriachezza, un litigio scoppiato per futili motivi, cosa ha provocato l'ennesima violenza in città? Tutte le piste delle forze dell'ordine rimangono aperte. Ora però la polizia ha le immagini di videosorveglianza della zona. Proprio ieri, il giorno dopo l'aggressione, come raccontatoci dal titolare del Comprooro di Piazza Cavana, una volante della polizia è tornata sul posto, ha parcheggiato l'auto e due agenti sono entrati nel vicolo dove si è consumata l'aggressione. Così mi mostra quelli, anche quelli del bar forse erano già chiusi e la polizia loro sono venuti giù di qua, okay. Quindi vede là c'è quella famosa, quell'arco coperto e dopo qua ci sono attività, ma se è successo di notte sono chiusi. Le forze dell'ordine hanno requisito le immagini di videosorveglianza del centro estetico. Queste telecamere hanno quasi sicuramente immortalato la scena e possono fornire indizi decisivi alla polizia per rintracciare l'aggressore e forse venire a capo dei motivi della lite scoppiata tra i due. Da quanto appreso, dopo l'episodio di violenza, l'aggressore si è dato alla fuga tra le strette vie di Civitavecchia. Sono stati i cittadini, testimoni oculari dell'episodio di mercoledì sera, ad avvisare le forze dell'ordine di quanto successo e a chiamare il 118 per soccorrere il 29enne ferito.